Nell'ultima puntata del Grande Fratello si è parlato molto di strategia di gruppo contro Beatrice. Perla adesso ammette e dice la verità, ma vediamo nei dettagli cosa è accaduto. Come ben sappiamo, molto spesso Beatrice Luzzi si è trovata da sola a dover affrontare il gruppo. Con l'arrivo poi di Perla è come se l'attrice avesse trovato l'unica persona in grado di tenerle testa in qualche modo. Per tali ragioni gli altri inquilini hanno sempre fatto affidamento proprio su di lei. I Gfin infatti hanno spesso dichiarato che con Perla ora Beatrice ha trovato il pane per i suoi denti, perché la ragazza è molto amata fuori ed è lei la regina della casa. Ultimamente la stessa Beatrice ha dichiarato: solo scelto a Perla e io mi riposo. Ma ieri pomeriggio da parte di Perla però è arrivata una confessione inaspettata. In una chiacchierata con Mirko Brunetti infatti ha fatto una ammissione. Il ragazzo, tornato come ospite, ha consigliato alla sua ex di pensare meno agli altri ed evitare di fare guerra solo per aiutare gli altri. Mentre Perla ha cercato di giustificarsi, ha in qualche modo però smascherato quella che fin da subito è stata la strategia dei suoi amici, dicendo così a Mirko: l'ho fatto un po' per la situazione, dice Perla. Magari avendo la capacità di affrontare delle cose potevo cambiare tutto. La frittata, girare le cose, un po' per loro. Non l'ho fatto per me, l'ho fatto solo per loro, ha spiegato Perla. La Gfin ha poi dichiarato che ha avvertito il tutto come se gli altri contassero su di lei per andare contro Beatrice. Infatti dice e conferma: intendo loro, persone a me vicino, che stavano male e che avevano visto in me il modo di poter affrontare Beatrice. Mirko però è stato irremovibile e ha fatto presente a Perla che sarebbe più giusto se pensasse alla sua avventura all'interno della casa e che preoccuparsi solo ed esclusivamente di ciò che la riguarda.